Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi è il 19 di marzo, quindi che giorno è? È la festa del papà, è il giorno di San Giuseppe. Quindi, prima di iniziare il video, io voglio fare gli auguri a mio papà, che è un papà meraviglioso, e poi voglio fare gli auguri in particolare a tutti i papà del mondo. E oggi vorrei proporvi il tutorial di una ricetta che io ho un pochino modificato prendendo spunto da una ricetta già esistente che è molto famosa, che sono le frittelle di San Giuseppe. Però, siccome a me le cose fritte non piacciono, io ho pensato di prendere un pochino spunto, ma di modificare completamente quasi la ricetta e di fare un'altra cosa, che però faccio sempre nel giorno di San Giuseppe, quindi alla fine ho deciso di battezzare questo mio dolce i dolcetti di San Giuseppe. Per prima cosa vi do gli ingredienti: sarà necessario un uovo, un cucchiaio di zucchero, una mela, una manciata di uvetta, una manciata di pinoli, mezza bustina di lievito per dolci e farina quanto basta. Lo andremo a vedere poi man mano che vi farò vedere la ricetta. Quindi vi lascio al tutorial e ancora tanti tanti auguri al mio papà in particolare e a tutti i papà del mondo. Prima di iniziare il procedimento vi dico che le dosi che vi ho dato io bastano per fare pochi dolcetti, se volete farne di più potete raddoppiare le dosi ovviamente. La prima cosa da fare è tagliare una mela a pezzettini così e andare ad aggiungere un uovo. Aggiungete poi insieme all'uovo e alla mela un cucchiaio di zucchero e mescolate tutto insieme. Adesso potete aggiungere una manciata di uvetta, una manciata di pinoli, mescolate tutto insieme. Poi andate ad aggiungere la farina, mi raccomando, attenzione perché non deve essere né troppo liquido né troppo solido. Quindi io vi consiglio di andare ad aggiungere all'inizio 2 o 3 cucchiai di farina e poi aumentare soltanto se serve. In questo caso io ho aumentato un pochino la dose perché altrimenti era troppo poco, quindi vedete che dovete proprio andare a occhio, aggiungete proprio farina quanto basta, non di più. Quello che dovete ottenere è un impasto simile a quello che sto raggiungendo io, perché comunque questi sono dolci un po' particolari, quindi insomma non è una torta di mele, non sono frittelle, quindi insomma è una cosa un pochino particolare. Adesso andate ad aggiungere la mezza bustina di lievito per dolci. Adesso che avrete un impasto di questo genere, quindi compatto ma non liquido e non eccessivamente solido, con un cucchiaio andate semplicemente a mettere sul tegame, il dolce così, proprio in questo modo, senza tanta precisione, perché sono dolci questi un po' particolari, così molto, molto improvvisati in realtà, quindi non devono avere particolari strategie da seguire. Andate semplicemente a prendere l'impasto a cucchiai e lo andate a mettere nel tegame in questo modo qua. A questo punto potete andare a mettere tutto in forno a 180 gradi per circa 20-30 minuti. Regolatevi un pochino in base al vostro forno. Poi ci vediamo dopo per il risultato. Questo è il risultato finale. Vi faccio un pochino di zoom così lo vedete meglio. Vedete, sono dei dolcetti di pinoli, uvetta e mele, molto molto semplici. Ora potete scegliere se lasciarle così o se mettere sopra un pochino di zucchero a velo. Io metto lo zucchero a velo, quindi lo facciamo insieme. In questo modo diamo, diciamo, un'immagine un pochino più carina. Insomma, a me piace di più il dolce con lo zucchero a velo in generale. Ecco, questo è il risultato, diciamo, finale e definitivo. Io spero che questo tutorial vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia dato magari un'idea originale. Vi do appuntamento alla prossima. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.